Bentornati a questa fantastica e mirabolante avventura che si chiama Viva la Fuga, un bisettimanale intorno al mondo delle biciclette e un pochino delle corse. In questo periodo stiamo ripercorrendo le vittorie italiane alle Olimpiadi degli anni passati e quindi ci continuiamo, Atlanta 1996, ci sono un sacco di prime volte per quanto riguarda il ciclismo. C'è la prima volta del ciclismo su strada con i professionisti, perché l'Olimpiadi precedente nel 92 aveva vinto Fabio Casartelli, RIP, ma erano ancora dilettanti. Mentre nel 96 iniziano i professionisti a correre. Inizia anche una nuova disciplina nel mondo del ciclismo che prenderà molto moltissimo piede nel decennio successivo, vale a dire la mountain bike. Lato maschile, lasciamo perdere, lato femminile, comunque c'era Bramati, lato maschile c'era Bramati, mi ricordo che ai primi giri era pure in fuga, però poi non ha vinto. Lato femminile invece prestazione maiuscola di Paola Pezzo, che va a vincere. Si vince l'oro Paola Pezzo. Ah, ricorderete tutti la gara? No, non la ricorderete, perché era in Rai con un De Zan, grande Adriano De Zan al commento, ma un po' impacciato, insomma non era abituato a raccontare tanto la mountain bike, che ha modi, tempi e ritmi diversi rispetto alle corse su strada che si facevano vedere in televisione in un certo modo. Ma ricorderete tutti, questo lo so per certo, l'arrivo di Paola Pezzo. Perché lo ricordate tutti? Perché cara Paola, e tu lo sai meglio di tutti, avevi la maglietta tutta aperta fin sotto al reggiseno praticamente, e tu e tutti vedevano tutto, e quindi l'arrivo fu particolarmente brillante. Per fortuna poi Paola si è avvista, o perlomeno in abitudine chiunque si chiude la maglietta all'arrivo, e quindi arriva bella composta e soprattutto vincitrice. Ma la cosa fece scalpore, perché sì, aveva vinto l'oro, l'Italia aveva vinto la medaglia d'oro, ma se l'era vinta con Paola, che era ed è tutt'oggi una bellissima donna. Quindi un caro saluto a Paola Pezzo, brava, bravissima, ancora complimenti dopo 120 anni. Quanto è passato dal 96? Purtroppo parecchio, anche per me la ricordo molto bene quella vittoria lì, quindi anch'io non è che sono sempre giovane, ma una bellissima vittoria. Grazie Paola, davvero. Per questo e per altre mirabolanti avventure intorno al mondo della bicicletta non dovete far altro che seguire Viva la Fuga su YouTube, su Instagram, su Twitch e su Telegram. E se non lo volete seguire, non la seguite, però poi non vi lamentate se non sapete le cose. Viva la Fuga! Ma sempre!